Uno dei portabandiera della Stella Mercedes è la classe C, questa volta interpretata nella sua versione station wagon, molto cara al mercato italiano e non solo, apprezzata per la sua maggiore versatilità rispetto alla versione berlina. Sì, perché tradizionalmente Mercedes ha sempre prodotto delle station wagon molto spaziose, quindi la station wagon ha per sua caratteristica il fattore dell'utilità come fattore centrale, in particolare in Germania questo è un elemento fondamentale, ma devo dire che in Mercedes hanno ascoltato noi italiani, che siamo un mercato molto importante in Europa per questa tipologia di autovetture, e gli abbiamo chiesto: per favore fate praticamente le station wagon, fatele sportive, fatele belle come piacciono gli italiani. E qual è stata la chiave per ottenere il successo, per unire la funzionalità allo stile? Quella di allungare la macchina di 9 cm, perché questa macchina con 9 cm di lunghezza aggiuntiva e 4 cm di larghezza aggiuntiva ha della disponibilità di spazio più alta rispetto al modello che sostituisce di 10 litri, pesa 65 kg in meno grazie a una struttura in alluminio, ma ha uno stile molto più sportivo rispetto al modello che sostituisce. Pensate che i consumi si sono ridotti del 20% e i prezzi sono rimasti inalterati, anzi a parità di equipaggiamento la macchina è più conveniente rispetto al modello che ha sostituito. Parlando di stile, possiamo ben dire che tutto è cambiato dopo l'arrivo della nuova classe A, un modello di enorme successo che ha rivoluzionato i canoni stilistici della Stella, influenzando progressivamente tutti i nuovi modelli Mercedes che a lei si ispirano, come nel caso della nuova Mercedes classe C Station Wagon. Non solo sportività dunque, ma anche capacità di attirare gli sguardi dal punto di vista stilistico. Sì, perché vale per gli esterni, che sono molto accattivanti e, come dici te giustamente, molto legati all'elemento di partenza che è stata la classe A, ma gli interni sono cambiati in maniera radicale e hanno definito, secondo me, un nuovo standard in termini di design degli interni automobilistici. Ma dal punto di vista tecnologico, questa macchina invece ha mutuato tutti i propri contenuti dalla classe S, quindi dal top di gamma, tutta la tecnologia in termini di sicurezza, di affidabilità e di connettibilità viene dalla classe S, quindi questa, come dico sempre, i robot che si affermeranno nella nostra vita non avranno fattezze umane, ma saranno delle automobili, perché questa macchina vede con le telecamere, sente con i radar e ci parla e ci ascolta con i sistemi di sintetizzazione vocale. Una caratteristica importante quest'ultima, visto anche il momento molto complicato dal punto di vista economico che stiamo attraversando. Avere tutti questi contenuti in un modello che dovrebbe essere un downgrading, ma che in realtà non lo è, rappresenta una freccia molto interessante all'arco di classe C. Sì, perché questa macchina, abbiamo lanciato la classe C berlina a marzo di quest'anno, e subito questa macchina si è posizionata al top delle vendite nel suo segmento, dandoci grande soddisfazione. Con questa macchina noi abbiamo l'ambizione di ottenere un successo anche in questo segmento e l'abbiamo orientata specificatamente per i manager aziendali. È la macchina tipica delle società di noleggio a lungo termine e per questo abbiamo realizzato un line-up e delle versioni, delle offerte specifiche, proprio per essere molto graditi da questa tipologia di clientela, che è quella dominante di questo segmento. Insomma, classe C Station Wagon Mercedes farà gola anche alle flotte. Ma parliamo della line-up di prodotto. Al lancio, come d'abitudine, motori e versioni per accontentare anche i palati più fini. La nuova classe C avrà soltanto motorizzazioni a 4 cilindri, diesel e benzina. E tutte Bluetech, da 1.600 a 2.100 di cilindrata, con potenze che vanno dai 116 cavalli della 180 Bluetech fino ad arrivare ai 231 cavalli della 300 Bluetech Hybrid, quindi diesel ibrida che, pensate, fa 27 km con un litro di carburante.
e nell'ambito di questa, di queste motorizzazioni la strategia delle, delle line, delle versioni è specificamente italiana, quindi partiamo da una versione executive che ha tutto quello che serve in termini di sicurezza, comfort, affidabilità e dotazioni tecnologiche a questo legate. Poi abbiamo la versione sport, che è la macchina, quella che io definisco la più amata dagli italiani, quindi sportiva, fuori, con gli allestimenti più amati dagli italiani, ma con un sovrapprezzo limitato. E poi abbiamo il top di gamma, che è la versione premium, che è caratterizzata dallo styling interno ed esterno AMG e a tutte le dotazioni tecnologiche più importanti. A queste si lega, si aggiunge una versione aggiuntiva che è la versione business, fatta appositamente per i clienti delle guideline, flotte per il popolo delle partite IVA, fatta esattamente come la vogliono loro. Tutte cose molto belle, ma la forbice dei prezzi? La forbice dei prezzi parte da 36.000 euro per arrivare poco sopra i 50.000 euro della 300 Blue Tech Hybrid. E voglio dire, praticamente tutte le macchine sono dotate di un'innovazione che per Mercedes è la prima station wagon che le monta. Quando aprite lo sportello e vostra moglie vuole che inseriate dentro la macchina quel magnifico mobile, tanto carino dal nome impronunciabile, che vi ho appena fatto comprare, è sufficiente che spingiate un pulsante una volta che avete aperto lo sportello ed elettricamente i due schienali si abbattono e il mobiletto tanto carino siete in grado di infilarlo senza nessuno stress. A partire dalla prossima settimana ci sarà il lancio commerciale in tutte le concessionarie nei showroom Mercedes-Benz. Dopo la versione berlina, Mercedes presenta la classe C Station Wagon, una vettura fatta apposta per le flotte, ma con caratteristiche e dotazioni degne di una vettura di segmento superiore.